Benvenuti nel mondo affascinante e complesso di David Bowie, un'icona della musica e dell'arte. La sua storia è così ricca e articolata che, purtroppo, è un compito impegnativo cercare di raccontarla integralmente in questo breve spazio. David Bowie non è stato solo un musicista straordinario, ma anche un attore, un artista visivo e un innovatore culturale. La sua vita è stata un intricato intreccio di esperienze, influenze e trasformazioni che lo hanno reso un individuo straordinario, ma allo stesso tempo difficile da sintetizzare in poche parole. Impegnandoci a fornire un quadro completo della sua vita, ci rendiamo conto che ogni tappa della sua carriera e ogni sfaccettatura della sua personalità meriterebbero un'analisi approfondita. Tuttavia, proprio come la musica di Bowie, la sua vita è un caleidoscopio di sfumature e cambiamenti che rendono difficile raccontarla in modo esaustivo in un breve video. Andremo a toccare i momenti salienti, esplorando le sue trasformazioni musicali, le collaborazioni iconiche e il suo impatto culturale. Ma teniamo presente che la vita di Bowie è come un viaggio attraverso mondi in continua evoluzione, un labirinto di identità artistiche che ci invita a esplorare più a fondo. Preparatevi per un viaggio attraverso la vita di David Bowie, conscio del fatto che questo è solo un assaggio di un'esperienza molto più ampia e articolata. La sua storia è un puzzle affascinante e attraverso questo video cercheremo di offrirvi un'immersione appassionante in uno degli artisti più eclettici e indimenticabili del nostro tempo. David Bowie era uno dei musicisti più intriganti del nostro tempo, reinventandosi continuamente e influenzando innumerevoli altri lungo la strada. Il bagliore teatrale, la creatività, l'ambiguità sessuale e l'incredibile musica di Bowie hanno tenuto il pubblico all'infinito interessato. Ha fatto più di 2 dozzine di album, tra cui Black Star, pubblicato solo 2 giorni prima della sua morte. Suonava più di 1 dozzina di strumenti, tra cui una chitarra destra, anche se era mancino. Il concept album di Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ha introdotto il mondo al suo personaggio glam rock nel 1972. 4 anni dopo, ha recitato nel film L'uomo che cadde sulla Terra. Alla fine degli anni 70 ha abbandonato la sua dipendenza dalla droga e è apparso in The Elephant Man a Broadway. 2 anni dopo aver subito un attacco di cuore nel 2004, Bowie ha eseguito 3 canzoni sul palco con Alicia Keys a New York. Era la sua ultima esibizione. Nell'anno successivo alla sua morte, Bowie e Black Star hanno vinto 4 premi Grammy. La BBC ha riferito nel 2019 che David Bowie aveva vinto il sondaggio degli spettatori dell'emittente per il più grande intrattenitore del XX secolo, battendo Charlie Chaplin, Billie Holiday e Marilyn Monroe. «Mi piace l'arte pazza e, il più delle volte, la musica là fuori», ha detto Bowie alla rivista Uncut nel 1999. «Piuttosto che avere una canzone di successo in questi giorni, mi piace l'idea che sono lì a cambiare il piano di come appare la società e la cultura. Ho cambiato le cose, sapevo che l'avrei fatto. È fantastico e molto gratificante». 1947, nato a Brixton. David Bowie è nato l'8 gennaio 1947 come David Robert Hayward Jones a Brixton, Londra. Suo padre, Haywood Stanton Jones, apparteneva a una famiglia benestante con membri che erano soci della Public Benefit Boot Company. Bowie divenne un fan del jazz e all'età di 13 anni iniziò a suonare il sassofono. Ha frequentato la Bromley Technical High School con Peter Frampton, il cui padre era il maestro di scuola. Quando aveva 15 anni, è stato preso a pugni negli occhi da un amico. L'infortunio ha lasciato una delle sue pupille permanentemente dilatata, facendo sembrare che i suoi occhi azzurri fossero di 2 colori diversi. Bowie formò la sua prima band, i Conrads, nel 1962. Era un membro dei Hookers Brothers, poi dei King Bees, e in seguito si unì al Lower Third. 1966. Davy Jones diventa David Bowie. Il musicista adottò il soprannome David Bowie nel 1966. Aveva provato ad andare da Davy Jones, ma era lo stesso nome del cantante dei Monkees. Ha scelto il suo nuovo nome dopo il pioniere americano Jim Bowie.
a cui è accreditato il coltello Bowie. Un anno dopo, ha pubblicato il suo primo album omonimo, 1969, uscita di Space Oddity, il singolo di Bowie. Space Oddity è stato pubblicato pochi giorni prima degli Stati Uniti. Apollo 11, lancio sulla Luna. È stato il suo successo di svolta, raggiungendo i primi 5 in Gran Bretagna. Bowie sposò la modella e attrice Angela Barnett nel marzo 1970. Il loro matrimonio è durato 10 anni. Come parte del loro accordo di divorzio, Barnett non ha potuto rivelare i dettagli del loro matrimonio per diversi anni. Nel 1992 ha pubblicato un libro di memorie intitolato Backstage Passes, Life on the Wild Side with David Bowie. 1970. Un viaggio in America Bowie pubblicò The Man Who Sold the World alla fine del 1970. Ha fatto il suo primo viaggio in America per promuoverlo la primavera successiva. Duncan Zoe Haywood Jones è nato da David Bowie e Angela Barnett il 9 maggio 1971. Prima chiamato Zoe, il figlio di Bowie in seguito è passato da Joe e poi da Duncan Jones. È diventato uno scrittore e regista. 1972. L'ascesa di Ziggy Stardust Bowie pubblicò l'iconico album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars nel giugno 1972. Molti appassionati di musica hanno incontrato per la prima volta il personaggio glam rock Ziggy Stardust di Bowie quando è apparso dal vivo nello spettacolo Top of the Pops del 1972. Bowie ha fatto un tour come Ziggy Stardust fino alla metà del 1973. Nel 1972 Bowie produsse l'album Transformer di Lou Reed con la canzone di successo Walk on the Wild Side, così come Raw Power di Iggy and the Stooges e All the Young Dudes di Mott the Hoople. Ha anche scritto la title track dell'album Mott the Hoople. In un'intervista a una rivista nel 1972, Bowie disse di essere gay, ma in un'intervista successiva nel 1983 con Rolling Stone ha detto di averlo inventato, definendosi un armadio eterosessuale. Altre volte si riferiva a se stesso come bisessuale. 1975. Collaborazione di giovani americani con John Lennon. L'album Young Americans è stato pubblicato nel marzo 1975. È stato caratterizzato da una collaborazione con John Lennon sulla canzone Fame, che è diventata il primo singolo numero uno di Bowie negli Stati Uniti. Il cantante R&B Luther Vandross ha eseguito i cori nell'album. Le 1976, L'uomo che è caduto sulla terra. Il musicista ha recitato nel film di fantascienza del 1976, The Man Who Fell to Earth. Ha interpretato un alieno che viaggia sulla Terra in cerca di aiuto per salvare il suo pianeta natale. Bowie è apparso nello speciale televisivo di Natale di Bing Crosby, che è stato registrato a Londra e trasmesso dopo la morte di Crosby. La coppia ha cantato una versione in duetto di The Little Drummer Boy. In 1977-1979, vivere, lavorare a Berlino. Dal 1977 al 1979 Bowie visse nella capitale tedesca e pubblicò quella che divenne nota come la sua trilogia di Berlino di album, Low, Heroes e Lodger. Dopo la morte di Bowie, i fan hanno cercato di rinominare la strada in cui viveva David Bowie Strasse o David Bowie Street. 1980. Un divorzio e uno spettacolo di Broadway. Bowie, che si era trasferito in Svizzera, e Angela Barnett hanno chiesto il divorzio all'inizio del 1980. Più tardi quell'anno, Bowie ha recitato in The Elephant Man a Broadway. 1981. Collaborazione con i Queen. Bowie ha collaborato con Freddie Mercury e i Queen per realizzare il singolo Under Pressure nel 1981. È diventata la sua terza canzone a colpire il numero uno nelle classifiche del Regno Unito. Bowie originariamente voleva che fosse intitolato People on the Streets. 1983, Let's Dance, vende milioni. Pubblicato nell'aprile 1983, Let's Dance è diventato rapidamente l'album di maggior successo commerciale di Bowie, vendendo circa 7 milioni di copie in tutto il mondo. Il produttore dell'album ha detto che è stato realizzato in soli 17 giorni. 1996, induzione della Hall of Fame.
Nel 1996 il musicista è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame da Madonna. L'anno successivo gli è stata data una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Nel 2000 ha rifiutato l'onore reale di comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico e 3 anni dopo ha anche rifiutato un cavalierato. 2001. Un omaggio a New York. Bowie e Iman, la top model con cui si è sposato nel 92, hanno avuto una figlia, Alexandria Zara Jones, nel 2001. Più tardi quell'anno ha dato una performance commovente al The Concert for New York City, al Madison Square Garden, dopo gli attacchi dell'11 settembre. Ha suonato la canzone di Simon e Garfunkel, America, e il suo pezzo, Heroes. 2004. Un attacco di cuore sul palco. Durante il tour per promuovere il suo album Reality, Bowie ha avuto un attacco di cuore durante una performance in Germania. Ha subito un'angioplastica di emergenza. 2016. Morte per cancro. Al suo 69esimo compleanno, Bowie ha pubblicato il suo album Black Star. 2 giorni dopo, il 10 gennaio, morì di cancro. David Bowie è morto pacificamente oggi circondato dalla sua famiglia dopo una coraggiosa battaglia di 18 mesi contro il cancro, si legge in una dichiarazione sul suo sito web. Al momento della sua morte, si stimava che la tenuta di Bowie valesse 100 milioni di dollari. Il suo corpo è stato cremato e le sue ceneri sono state sparse sull'isola del Pacifico di Bali. David Bowie è stato un iconico cantautore, attore e produttore musicale britannico. È stato acclamato per la sua versatilità musicale e il suo stile innovativo. Ha attraversato diverse fasi della musica, dalla glam rock con Ziggy Stardust, al soul con Young Americans, elettronica con Heroes. Oltre alla sua carriera musicale, è stato un'icona della moda e un talentuoso attore, apparendo in diversi film e produzioni teatrali. La sua influenza continua a essere evidente nella cultura popolare. Speriamo che questo viaggio attraverso il video di David Bowie vi abbia regalato emozioni e riflessioni. Bowie, con la sua straordinaria creatività e talento, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica e della cultura. La sua capacità di reinventarsi e esplorare nuovi territori artistici è stata ispiratrice per molti. Grazie per essere stati con noi in questo tributo a un'icona senza tempo. Che la sua eredità musicale continui a risuonare nelle vostre vite. Non dimenticare di lasciare un like e iscriverti al canale per supportare il mio lavoro. Alla prossima avventura nel mondo della musica e dell'arte.